Vorrei sul palco con me il presidente dell'associazione Vivila, la vita è bella, Paolino Maria Lucia Perrotta. Un applauso per lei, grazie anche al direttore artistico di questa manifestazione, Cesira Frangella, e chiedo subito al nostro sindaco, per favore, un suo saluto sul palco, Basilio Ferrari. Tutti sul palco con noi, perché è così che dobbiamo iniziare e dare un senso a tutto questo, a un messaggio positivo, a un messaggio di commozione, ma quando si parla di musica si parla sicuramente di cose meravigliose da vivere. Vorrei subito il saluto del nostro presidente. Buonasera a tutti, io vi rubo giusto due secondi, ci tenevo alla presenza qui stasera del sindaco Di Paola e volevamo ringraziarlo per la possibilità che ci ha dato oggi di essere qui e volevamo omaggiargli il nostro attestato. Grazie. Buonasera a tutti, benvenuti e benvenuti al nostro sindaco. Io sono felicissima e sempre onorata di far parte di questa grandissima squadra che mi sta dando veramente tanto. È un esempio per tutti quanti noi, questa famiglia straordinaria. Grazie, buona serata. Grazie per la sua presenza, per il suo aiuto e per la sua continua partecipazione. Grazie a voi, buonasera. E intanto sì, grazie anche a Maria Lucia per questa straordinaria attestazione che mi ha dato, non me l'aspettavo, è davvero commovente. Ma sono io a ringraziare loro perché hanno saputo creare in un tempo strabiliante, insomma, qui a Paola, una realtà bellissima come quella dell'associazione Vivila, la vita è bella. Strabiliante perché in tempi, insomma, alla velocità della luce hanno saputo trasformare, voluto e saputo trasformare quella che era una vicenda privata, un dolore, se vogliamo, al quale ci approcciamo tutti quanti, insomma, con estremo tatto, in una vicenda di bene pubblico, quindi in un'energia positiva. Credo che il loro esempio è davvero straordinario, noi tutti dobbiamo guardarli con ammirazione, quindi a loro in primo luogo va il mio ringraziamento, a Rinaldo e tutta la sua famiglia. Poi complimenti per questo festival, bellissimo, non appena me ne hanno parlato di questa idea, io chiaramente non ho potuto che accoglierla in maniera positiva, una tradizione insomma importantissima, poi il pavone e la possibilità a giovani talenti di esprimersi, insomma tutte le componenti ci sono. Saranno tre serate bellissime, in bocca al lupo e grazie davvero per tutto quello che avete saputo realizzare. Grazie Francesca.